dormo depresso. Sono Lupupa, l'uccello saggio. Permettetemi di aiutarvi. C'è uno scià unico al mondo. Davvero? E com'è? Non è possibile descriverlo. È il re di tutti gli uccelli. E dove vive? Vive in una montagna chiamata Kof. Come si chiama? Simurgh, il suo nome, è diventato famoso in tutto il mondo. Voi siete lontanissimi dallo scià, ma lui è più vicino a voi di quanto lo siano le vene del vostro collo. Ci vuole un desiderio autentico, un grande impegno per rendere questo mondo un mondo sostenibile. Tra voi e lui ci sono fiumi maleodoranti, ma forse è più corretto dire velenosi. Le lame delle montagne arrivano fino al cielo e lo cospargono di sangue. Fiamme incorniciano terre desolate e si vedono ovunque in cielo. Le foreste sono piene di insidie e avversità. I rami sono spoli e le foglie senza linfa vitale. In cielo il paradiso è stato colpito a morte e dalle nuvole galleggianti piovono sassi. Scintille dalle nuvole danno fuoco al mondo. Non c'è posto sicuro dove passare la notte. Non si trovano acqua o grano per tenerci in forze. Non si sa se migliaia di uccelli in viaggio raggiungeranno la meta. Ma questa sembra la descrizione del nostro mondo inquinato. Poveri uccelli! E fu così che Cosimo, mentre ascoltava con molta attenzione e partecipazione, decise di aiutarli difendendo la loro voce anche tra gli uomini, che recavano danni all'ambiente facendo perdere la strada agli uccelli. Cosimo cominciò a declamare apologia degli uccelli, diventando da cacciatore avvocato dei più nudi. Pronunciando discorsi di accusa contro i cacciatori, addobbava gli alberi di foglie e di cartelli con massime
Shaftesbury componeva scritti sugli uccelli. Il verso del merlo, il picchio chi bussa, il dialogo dei gufi, che distribuiva pubblicamente. Apprese l'arte della stampa e cominciò a stampare le belle gazzette che unificò sotto il titolo di Il monitore dei bipedi. No alla caccia! Aiutiamo gli uccelli! No alla caccia degli uccelli migratori! Non comprate una gabbia, piantate un albero! Viva gli uccelli! Falli volare liberi! Ed ecco cosa videro Cosimo e gli uccelli migratori attraversando i fiumi malodoranti, le montagne taglienti e la terra infuocata, descritti da Le Cernavoie nella sua conferenza di uccelli. Entriamo insieme a loro nel mondo fantastico, ma non troppo, la città invisibile di Calvino.